macchina a Portofino, un sacco di turisti, però un'atmosfera molto bella e sole, e vorremmo avere da Marco Malgara, CEO di ICEOT, una così impressione a caldo di questa prima giornata. È andata bene, eh? La giornata è andata bene, anzitutto per il meteo, bellissimo, perché insomma qui è un periodo un po' strano, qui un po' piove, un po' fa caldo, un po' fa freddo, invece è caldo, un venticello leggero che ci ha permesso comunque di veleggiare. Quest'anno abbiamo deciso di fare la Ice Cup inserita all'interno dell'evento delle regate di Portofino organizzate dallo Yacht Club Italiano, quindi una formula un po' diversa. Armatori li ho sentiti molto molto contenti. Molta competitività anche tra barche dello stesso cantiere, quindi molto bene, super, super giornata oggi, assolutamente. Ma infatti abbiamo visto dell'agonismo, anche delle facce molto contente, rilassate, divertenti, degli equipaggi di amici. Ecco, sì, lo spirito è questo qua anche delle nostre Ice Cup, quindi sì, agonismo, ma sorriso, eccetera. Io ho avuto una barca del mio cantiere che si è avvicinata troppo, ho preso una bottiglietta d'acqua e l'ho lanciata addosso, io l'ho svuotata addosso, quindi è giusto così, abbiamo chiesto acqua e l'abbiamo anche lanciata, quindi è giusto così. Bello, divertente, lo spirito giusto che ci fa un po' recuperare, diciamo così, il senso della vela. Senti, noi abbiamo anche bisogno di scoprire di più del cantiere. Allora, prima domanda, prima, perché si chiama così? Si chiama ICE perché, a parte che un nome è molto facile da usare a livello di marketing, ma è legato a una mia precedente attività nel campo della moda che si chiamava ICE Model Management, e quindi avevo registrato il nome a nome mio e mi ero molto affezionato. Una cosa di 30 anni fa, ecco, ero fanciullino. E quindi la usiamo anche per il cantiere nautico. Perfetto, il cantiere è a Salvirola, giusto? Il cantiere in Lombardia, abbiamo due sedi, una a Salvirola e una a Cremona, quindi siamo lombardi. Quindi entrambe le sedi sono produttive o c'è una parte? Entrambe sono produttive, una produce e stampa le big boats, quella di Cremona, e i catamarani, mentre invece quella di Salvirola fa gli allestimenti e produce le barche più piccole, che non sono poi così piccole perché sono dei 16 metri, che sono i nostri ICE 52 e 54. Ecco, ci parli di barche più grosse, più piccole, di catamarani. Ci vuoi dare un overview, diciamo così, una panoramica di qual è la gamma degli yacht ICE? Certo, allora la gamma degli yacht ICE parte dai 52 piedi, quindi circa 16 metri, e arriva ai 24 metri. L'obiettivo poi abbiamo i catamarani, che sono due misure, 64 piedi e 72 piedi, quindi molto importanti. Obiettivo del cantiere è essere leader nell'imbarcazione tra i 60 e gli 80 piedi. Abbiamo ricevuto tante richieste per 90 piedi, 100 piedi, ma ci siamo assolutamente rifiutati. Cioè, noi vogliamo rimanere entro gli 80 piedi. Questo anche è per poter fornire un'assistenza post vendita al cliente più efficiente? Assolutamente, noi siamo molto fieri del nostro after sales service, abbiamo messo delle persone esperte, dedicate, cerchiamo di seguire i nostri clienti in tutto il mondo. Abbiamo avuto un intervento d'emergenza in Filippine, un intervento d'emergenza con sostituzione di quasi tutto il motore a San Martin, abbiamo mandato i nostri tecnici e hanno operato al meglio. Ah, questo è molto interessante, quindi vuol dire che la flotta degli ICE è un po' in tutti i paesi del mondo. Sì, noi credo che siamo in proporzione il cantiere più internazionale italiano, abbiamo almeno il 70% delle vendite verso clienti stranieri. Qui oggi abbiamo clienti israeliani, francesi e tedeschi, oltre agli italiani, quindi diciamo che siamo abbastanza internazionali. Però il cantiere mantiene una sua impronta molto made in Italy, no? Anche con progettazione, maestranze. Assolutamente, i progettisti sono in genere made in Italy, le linee d'acqua le fa lo studio Felci oppure lo studio Far, che però è americano ma per un solo modello. Gli allestimenti interni, Felci, quasi tutti Felci, e qualcosa invece studio Micheletti per quanto riguarda la barca prodotta con Far, quindi dedicata al mercato americano, e i catamarani. Senti Marco, fino ad oggi quante barche avete prodotto? E come vedi tu il futuro, le prospettive del mercato e in particolar modo del tuo cantiere? Le barche che abbiamo prodotto
tra il cantiere che io ho rilevato, che si chiama CNI 8000, che aveva aperto nel 2000, e le nostre sono circa 170. Il futuro è per i brand top, quindi quelli che vanno proprio sul lusso e sulla customizzazione estrema, non mi sembra male, perché non parliamo di numeri enormi. E noi abbiamo richieste, cioè abbiamo una waiting list in questo momento di 42 mesi media per i modelli, quindi abbiamo un pacchetto di ordini importante. Stiamo lavorando per Cayman Island, per ancora Israele, Brasile, abbiamo appena spedito la prima barca in Giappone, quindi diciamo che siamo, mi interessa proprio anche il punto di vista degli altri paesi riguardo alla nostra nautica, molto interessante, ecco. Certo, avete in programma anche nuovi modelli oppure per il momento siete focalizzati su questa gamma che vi ha dato dei buoni risultati? Allora, abbiamo il lancio di quest'anno di un nuovo modello super sportivo che si chiama Ice 53, dedicato alle regate. E poi abbiamo due super sorprese per il 2024, ma adesso sono top secret. Ce le racconterai, magari torniamo all'Ice Cup dell'anno prossimo per farci dire le novità. Assolutamente, siete super graditi ospiti. Senti, un'ultimissima cosa, come l'hai trovata questa formula delle regate di Portofino, dentro le quali insomma si svolge l'Ice Cup, anche una regata per altri cantieri? Per ora mi sembra interessante, aperta anche ad altri cantieri, così vedi un po' la differenza di performances, e da quello che ho visto oggi sono soddisfatissimo. Diciamo che vediamo dopo i 3 giorni il risultato. Diciamo che lo Yacht Club italiano tanta una bellissima nomea, tanti ottimi propositi, forse hanno un po' troppa burocrazia, ma gli daremo qualche consiglio per snellirla, ecco. Bene, perfetto. Senti, ultima, veramente ultima domanda, so che tu non puoi fare figli e figliastri perché sono tutti figli tuoi, ma c'è qualcuno per cui fai il tifo veramente? Io faccio il tifo veramente per un'imbarcazione costruita dal mio cantiere che si chiama Ita 102, la barca ha 15 anni e la barca una barca super vittoriosa del cantiere, e sono sempre molto contento di vederla davanti. Infatti anche oggi abbiamo potuto commentare, nella prima giornata abbiamo commentato, e Ita 102 ha stravinto la regata, per cui vuol dire che buon sangue non mente. Esatto, e i rapporti appunto con l'equipaggio, con l'armatore di Ita 102 sono fantastici, abbiamo un continuo interscambio di comunicazioni e di azioni per ottimizzare e migliorare continuamente la barca, quindi è in continuo sviluppo e vedo che i risultati ci sono. Bene, grazie Marco, buon divertimento per i prossimi 2 giorni dell'Ice Cup e scopriremo chi avrà conquistato il titolo di questo 2023. Grazie molte. Grazie a voi, grazie. Allora, abbiamo seguito le fasi della partenza e abbiamo visto le barche del cantiere Ice qui a Portofino, e alla guida del nostro gommone fedele scudiero e driver c'è Matteo Malgara, giovanissimo, 18enne, figlio di Marco, CEO del cantiere, e a lui chiediamo, è bello avere un papà che ha un'attività così, così interessante? Sì, è sicuramente bellissimo, motivo di fierezza, soprattutto questi eventi dove vedi tutto quello che è stato fatto dal cantiere e le barche, tutto quello che si è creato oltre la vendita, i legami soprattutto con armatori, equipaggi e il resto. Matteo, tu studi Business Administration, se non sbaglio, a Londra. Sì, Business Management. Business Management. E nel tuo futuro c'è un Business Management nautico? Questo non si sa ancora, si vedrà più avanti col tempo. Però ti piacerebbe? Sicuramente è un bel mondo interessante. Dai dei consigli a tuo padre sul management? Ma ogni tanto ci scherziamo e chiacchieriamo, però è bravo. Senti, e le barche per te cosa rappresentano? Al di là del cantiere, dell'attività di famiglia, ti piace andare in barca? In barca mi piace molto, è sicuramente una bellissima esperienza sia nei momenti estivi che quelli invernali, ed è super consigliabile, davvero molto molto bello. Senti, sei un crocierista o regatante?
crocierista, tutte e due dai, amatoriale. E crocierista, fate delle crociere in famiglia? Ogni tanto sì, nel Corsica, Sardegna, Spagna, quelle aree lì. Grazie Matteo, continua a guidare il gommone per noi. Grazie.